Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retro computing. Oggi parleremo di Amiga Commodore 4000 contro un Macintosh Quadra 950. Allora, per chi non lo sapesse, l'Amiga 4000 è l'ultimo dei moicani della famiglia Amiga Desktop. Una macchina rarissima, non l'ha vista quasi nessuno in Italia tranne la NASA, che nel 1992 ne abbia a comprare un certo quantitativo da Commodore. Negli ultimi anni infatti gli Amiga 2000 che erano sul mercato furono proposti a prezzi calanti e gli utenti Commodore dell'Amiga 500 passarono all'Amiga 2000 perché l'Amiga 3000 era troppo costoso e l'Amiga 4000 era molto più costoso e fu poi anche poco commercializzato e poco sostenuto dal marketing in Italia perché la Commodore era già bollita finanziariamente. Dunque, Amiga 4000 e Macintosh Quadra 950 sono praticamente de facto delle macchine business, quindi sarebbero off topic per quanto riguarda questa playlist di retro computing. Io ne parlo un po' perché diciamo l'Amiga 4000 è l'ultimo Amiga dei moicani e quindi io lo vado a rapportare un piccolo sbordo, diciamo una piccola invasione nel segmento del business computing. Certo, Amiga dell'Amiga 4000, quando la Commodore ebbe a fallire fu poi nel 1994, la piattaforma Amiga 4000 fu comprata dalla Escom, che ebbe a vendere per un po' di tempo gli Amiga 4000 rimarcati Escom. L'hardware era motorizzato con un Motorola 68060 e bus SCSI e bus IDE, ma il computer ebbe a soffrire la concorrenza dei più potenti e più veloci sistemi Apple PowerPC. 1992, cos'era l'Amiga 4000? CPU Motorola 68EC030 a 25 MHz, a cui appunto questo microprocessore mancava la MMU, oppure poteva montare un 68040 a 25 MHz. RAM ne poteva avere 2 o 18 MB, però espandibile fino a 128. Risoluzione video massima 1024x768, 24 bit colori a 16.8 milioni di colori, 4 canali stereo PCM ad 8 bit, disco fisso interno IDE da 120 MB, disk drive a 3.5, 4 espansioni ZOR a 32 bit, 1 slot AGA, 3 slot ISA a 16 bit, 1 slot per espandere la CPU. Amiga OS 3.0 con il relativo Kickstart e Workbench, uscite per tastiera, mouse, 2 prese joystick, 2 uscite audio RCA, una presa RS232 ed una parallela Centronics. Indubbiamente una bella macchina con un'architettura aperta e potente, che però ecco, giunse troppo tardi sul mercato perché per troppo tempo la Commodore ebbe a dormire sugli allori. Sugli allori del grande successo della piattaforma Amiga 1000, che con l'abbassamento dei costi di produzione declinò in Amiga 500 ad architettura chiusa per home computing, ed Amiga 2000 che de facto era un Amiga 1000 ad architettura aperta. Lo sviluppo ed il potenziamento della piattaforma Amiga fu lento e tardivo, e anche poco razionale. Commodore non vi aggiunse mai RAM e CPU né CPU sufficientemente potenti sulle macchine high-end. Le forniture di elettronica che poi Commodore ebbe ad acquistare in Asia fecero degradare rapidamente la qualità dei prodotti Commodore, che si conquistarono rapidamente la nomea di prodotti inaffidabili, specialmente negli ultimi anni. Anche il 4000 soffriva di vari difetti qualitativi nella circuiteria, pedinature, RAM, componenti vari. Era stata anche rimossa, diciamo, la più potente SCSI per mettere una più lenta IDE, che indubbiamente suonava su una macchina di punta come avrebbe dovuto essere l'Amiga 4000. La scelta politica Commodore di scelta dei componenti elettronici fu la principale causa, assieme ad una serie di insuccessi commerciali che mandarono la Commodore in grave crisi finanziaria, incapace di sostenere le spese di una ricerca e sviluppo applicata adeguata per sfornare prodotti di fascia alta con relativa qualità. Infatti nel 4000 c'erano componenti elettronici vetusti. Gli Amiga 4000 avevano sempre il vecchio chip grafico AGA, avevano un'interfaccia IDE a 16 bit inadeguata, l'obsoleto chipset audio dell'Amiga 1000, hardware motorizzato con un 68040 ad appena 25 MHz, oppure un 68HC030 a 25 MHz, ma appunto questa CPU non aveva la gestione della MMU.
grande pregio di Amiga 4000 era il kickstart e il workbench, che era multitasking nativo. Nel 1992 il multitasking nel sistema Apple non c'era, bene solo dal 1994 con il System 7.1. Quindi a distanza dal 1 gennaio del 1994, distanza di 2 anni, 92 e 93. Contestualmente la macchina high-end di Apple era il Quadro 950. Il Quadro 950 costava il doppio dell'Amiga 4000. Che cosa offriva in più però l'Amiga, il Quadro Macintosh 950? Ecco, offriva una CPU più potente, un 68040 33 MHz contro i 25 MHz dell'Amiga 4000. Poi c'era uno slot per una FF+. Poi c'era RAM a 16 MB espandibile fino a 256 MB, ossia il doppio della RAM del 4000. 2 MB di RAM dedicata nel Quadro 950, che supportava una risoluzione massima di 1152x870 a 256 colori, quindi una risoluzione più alta quella del Quadro, per quanto l'ultima non fosse a milioni di colori. Per avere una risoluzione a milioni di colori come l'Amiga 4000, il Quadro doveva scendere a 832x624. Quindi una risoluzione video un po' più bassa dei 1024x768 dell'Amiga 4000. Però il Macintosh Quadro 950 aveva un disco fisso scarsi da 1 giga oppure da 230 MB o da 400 MB, dischi fissi che erano 1000 volte più grandi e più veloci di quelli dell'Amiga 4000. C'erano 5 slot NoBus, uno slot PDS e un System 7.01, che dopo un anno e mezzo sarebbe diventato System 7.1 con il piano multitasking. Amiga 4000, ecco, tirando le fila, non risollevò le sorti della Commodore, che finì per essere bollita nel 1994. Amiga 4000 è una bella piattaforma, che però, ecco, a mio avviso avrebbe dovuto essere sfornata dalla Commodore almeno 2 anni prima. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.